Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 22 aprile, si venera tra gli altri San Leonida. Leonida fu un valorosissimo combattente che suggellò con il suo martirio la propria vita e la propria fede. Per di più, ebbe l'avventura di essere padre di uno degli scrittori cristiani più fervorosi e più arditi. Il suo nome era Origene. Leonida era maestro di retorica ad Alessandria e padre di 7 figli. Al maggiore, Origine, ebbe cura di dare un'educazione filosofica e letteraria vastissima, insieme con la conoscenza profonda della Sacra Scrittura. Dopo la sua morte, morì decapitato nel 204, vennero confiscati i beni della vedova, i 7 orfani furono gettati in mezzo a una strada e si sarebbero ridotti i randagi se una signora di Alessandria non li avesse raccolti e mantenuti. Il giovane Origene, orgoglioso di essere figlio di un martire, divenne poi scrittore talmente importante, fecondo e celebre, da legare il nome del padre al proprio. Infatti il santo viene distinto comunemente con il nome di Leonida e con l'attributo di padre di Origene, in greco Origene. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con i quotidiani nazionali e con le notizie quindi dal mondo. Apriamo con il Corriere della Sera che apre con la fotonotizia, l'addio a Prince, il folletto ribelle che reinventò il pop, e poi la linea di Draghi, difendiamo la UE, non la Germania, si chiede alleanza con la Merkel. In breve, la BCE ha finito le munizioni, l'intervista con Prodi e il colloquio, il presidente dell'ANM oggi è peggio di Tangentopoli, dice l'accusa ai politici, rubano senza più vergogna. Ancora le indagini, il mistero della morte nell'ascensore di casa nel taglio basso, Artico al minimo, ma gli alberi aumentano, bilancio in cifre. Nella giornata della terra all'ONU la firma degli accordi sul clima. Passiamo al Mattino, Davide, 4 anni al carabiniere, condanna per omicidio colposo, l'ira della madre, gli mangio il cuore. A Napoli è polemica dopo la sentenza appunto per la sparatoria al posto di blocco, il militare interdetto per 5 anni. E lo schiaffo di Draghi ai diktat della Merkel, la banca centrale lascia invariati i tassi, lavoro per l'Eurozona, non per voi. Legittima difesa, è giusto valutare il peso della paura, queste le idee. Ed ancora Forza Italia, Berlusconi tratti con gli alleati, Bertolaso sfida tutti, centrodestra nel caos. In centropagina il giallo, Prince, il trasformista del rock, trovato morto in ascensore. Nel taglio basso vediamo campioni e procuratori, Totti, il magico finale di una vita da colossal, e Insigne, non è ancora il pupone di Napoli. Il Messaggero, Draghi in apertura, strappo con Berlino, il presidente difende appunto la BCE, l'autonomia, lavoriamo per l'Eurozona, non per i tedeschi. La Merkel, legittimo discutere dei tassi, ma è scontro sui bond di Stato in mano alle banche. E Prince, l'addio a Prince, appunto genio del pop, il mistero della morte in villa. Roma, Berlusconi non decide, Forza Italia ora rischia la grande fuga, Bertolaso resto in campo, Meloni io non aspetto più. E poi migranti, sì alle guardie di frontiera. Andiamo ancora avanti il tempo, boia chi molla, sembrava fatta per la Meloni, ma Berlusconi non decide perché nessuno fa il passo indietro, guerra e caos. Giorgia apre la campagna da sola, Bertolaso torna in pista e Marchini spera.
Lettera di Fofo, caro Maso, devi vergognarti, io mi pento. E invece la lettera di Sacchio, io ho sparato per legittima difesa, certo che lo rifarei. Ed ecco la lista dei grillini, tutti i nomi dei candidati a 5 Stelle all'interno del quotidiano indipendente Il Tempo. Ed ancora Panama, spunta anche la pornostar Jessica Rizzo nell'elenco pure de Benedetti Junior. E a Potenza questi sono tutti chiacchiere e distintivo, gemelli, imita Al Capone. Il Fatto Quotidiano in apertura, Giulio Regeni è stato immolato nella faida tra i servizi egiziani, il leader dei Fratelli Musulmani spiega l'uccisione dell'italiano. La nomina avrà una consulenza al DIS, Renzi impone Carrai 007 a Palazzo Chigi. Addio Prince, ti piangono la musica pop e l'eleganza. Aveva 57 anni, l'hanno trovato senza vita nella sua Neapolis, appunto, in ascensore, ancora giallo quindi sulla morte. Poteri il Colle frena il Premier, stop a Toschi, capo della Guardia di Finanza. La finanza ancora quindi senza vertice. Il giornale, schiaffo ai cittadini, legittima difesa, il Partito Democratico si arrende ai delinquenti, salta ancora il disegno di legge, per i Dem la sicurezza non è una priorità. Il figlio dell'ingegnere, l'Espresso scopre il suo editore nelle liste di Panama. E verso le elezioni a Roma, Meloni in campo, ma Forza Italia tiene duro su Bertolaso. La rivelazione di virus, il Papa salva i migranti con la lotteria, i 12 siriani portati da Francesco in Vaticano sono stati estratti a sorte. Nel taglio basso la casa di Gramsci diventa monumento nazionale, il cordone mai reciso tra il nostro paese e il comunismo. E poi l'addio a Prince, l'innovatore del rock, aveva 57 anni. La Repubblica, lo schiaffo di Draghi, la BCE non lavora solo per Berlino, tassi, il presidente ha i falchi tedeschi, la politica stia fuori, Merkel, legittimo criticare, difendo la vostra autonomia. Nella fotonotizia, travolta dal treno, ascoltava musica, la ragazza in foto, le cuffie che spengono le note della vita, così titola la prima pagina della Repubblica, appunto. È l'inchiesta da Palermo a Milano, quei voucher aiutano il sommerso. Obama in missione per impedire Brexit, la visita del presidente USA. Ancora nel taglio basso, per migranti e rimpatri, controllo delle coste, nasce l'Euroguardia. Avvenire apre con lavoro, c'è spreco di giovani e di sud, la CEI talenti da valorizzare, disparità da sanare, messaggio per il 1° maggio della Commissione Episcopale, l'Italia troppo a lungo ferma, adesso va ridata dignità all'occupazione. E a Reggio Calabria neonati morti in ospedale, orrori coperti. Ed ora Libero, Premier furbetto, in apertura mancetta elettorale da 20 euro. Le cose si mettono male per i suoi candidati, così Renzi vuol ricorrere al solito sistema, aumentare il bonus ed estenderlo anche alle pensioni sociali, in modo da comprare consenso, tanto il prezzo alla fine lo paghiamo noi con le tasse locali. In centropagina a Panama spunta la società offshore dei De Benedetti. Ed ancora oltre 4 anni al militare che sparò durante un inseguimento a Napoli, forza il blocco, ucciso, carabiniere condannato. Il caos a Roma, in breve nel centrodestra torna la voglia di farsi del male, parla la Meloni, aspetto ancora il guizzo di Silvio. I 12 profughi di Papa Bergoglio sono stati scelti con una lotteria. Ed ancora la sfida di Draghi, non lavoro per la Germania ma per l'Europa. Ed ora
l'unità, la nostra Africa. Juncker scrive a Renzi per dire sì al nostro Migration Compact e spiazza la Germania. Aiutare i migranti nei paesi di origine si può, l'Italia già lo fa. E vediamo in centropagina, 20 anni fa la vittoria dell'Ulivo, l'eredità di quella gestione, la continuità è nelle riforme. Nel taglio basso Draghi, l'Europa non è Berlino, a Roma Berlusconi nel caos, candidati. E adesso passiamo all'edicola per vedere le notizie all'interno del Messaggero. In primo piano e tra le cronache parliamo sempre di nazionale e notizie dal mondo. Vediamo, abbiamo visto la prima pagina del Messaggero che apre con Draghi e lo strappo con Berlino. Vediamo all'interno, in primo piano quindi, Forza Italia nel caos, conferma Bertolaso, Meloni in campo, io non aspetto più, l'ufficio di presidenza ci ripensa e boccia la leader, mai con i lepenisti, ma Giorgia e Salvini andare da soli ci conviene. Il personaggio, e Guido disse Berlusconi, mi ha chiesto il grande sacrificio di andare avanti. Ancora, e per gli azzurri ridotti al 5% torna l'incubo della scissione, lo scenario, lo stallo forzista ha già innescato la fuga dei quadri, noto dell'IPR, pesa l'assenza di progetto, la tensione è altissima, cadono gli ultimi tabù, romani e italiani vengono quasi alle mani. Nel taglio basso maionese impazzita, così perdiamo Silvio, non è più quello del predellino, senza un accordo che tenga unito il centrodestra, si apre uno scenario pericoloso che può avvicinare Lega e Movimento 5 Stelle. E Draghi attacca, la BCE lavora per l'Eurozona, non per Berlino, il Presidente difende l'autonomia e respinge le accuse della Germania, non cambiamo rotta, le critiche non aiutano. Bond in mano, il retroscena alle banche, ecco la vera posta in gioco, dietro lo scontro con la Germania c'è l'introduzione di un tetto ai titoli sovrani. In basso ancora l'incontro Obama in soccorso di Cameron, no alla Brexit, sarebbe un errore. Il presidente degli Stati Uniti in campo a fianco del leader inglese contro il fronte degli euroscettici. E sempre in primo piano la legittima difesa torna in commissione, bagarra alla Camera, scontro nella maggioranza, il nuovo centrodestra chiede il rinvio, sì, del Partito Democratico, la Lega insorge, ora rischia anche la riforma intercettazioni. E il movimento, Grillo di nuovo in scena, Casaleggio non c'è più, era un pazzo esplosivo, il ricordo commosso dell'ex comico all'auditorium. L'incontro in mattinata con la Raggi presenta la lista 5 Stelle per Roma. E vediamo le misure, sempre in primo piano, bonus e IRPEF, il governo al lavoro sui redditi medi, taglio dei contributi, interventi su aliquote e detrazioni, le principali ipotesi allo studio. Decisione a settembre, possibile rinvio della riduzione IRES per reperire risorse. E slitta il termine canone RAI fino al 16 maggio per l'esenzione. Il caso trasporti, assenze in massa a Roma. Il ministro Madia, mai più con le nuove regole. Grazie alla riforma le malattie sospette potranno essere valutate anche ai fini del licenziamento. E l'asse tra Renzi e Obama e il seggio italiano all'ONU, vediamo la tela del Premier a New York, Roma favorita su Svezia e Olanda, giochiamo le nostre carte, oggi si firma il documento sull'ambiente, Roma si impegna a portare le rinnovabili al 50%. E la UE sia al piano sui migranti e alle guardie di frontiera, lettera di Juncker, il documento italiano, una buona idea ma niente Eurobond. Alfano, il nostro patto ottiene grandi consensi ma non c'è intesa su Dublino.
Chiti, la truffa delle lauree regalate, lo scandalo 2 mesi per diventare dottore in servizi sociali grazie a una scuola privata e un trucco sui crediti annullati, 250 diplomi. Il raggiro partiva da un istituto di Fermo già presente nella blacklist del Ministero, l'ultimo anno volava 8 esami in un giorno. Il caso Regeni preso dai servizi, ma il Cairo smentisce. Ed ancora vediamo tra le cronache il dramma sui binari con le cuffie, uccisa dal treno, tragedia alla stazione di Milano Certosa, modella 18enne attraversa ascoltando la musica travolta da una freccia rossa, Lisa di Grisolo stava andando a scuola, probabilmente non ha sentito l'annuncio dell'altoparlante, la disperazione degli amici. Il fenomeno nel 2015, record di incidenti con 57 vittime, queste le cause degli incidenti ferroviari, nel grafico, l'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie allarme il problema dei pedoni. E il caso Napoli, 17enne morto al posto di blocco, 4 anni al carabiniere che gli sparò, era su uno scooter che non si fermò all'alto dei militari, l'ira della madre, a quello gli mangio il cuore. E sempre nelle cronache, Fofo Ammaso, vergogna, ti hai ucciso, non sei pentito, l'imputato per l'omicidio di Luca Varani, replica all'uomo che sterminò i suoi genitori, ti fai pubblicità approfittando del mio caso, io non mi do pace per ciò che ho fatto. Nel taglio basso l'inchiesta, aborti senza consenso, orrore all'ospedale di Reggio Calabria, reverti falsi per coprire le morti causate da negligenze del personale, 11 arresti, peggio di Mengel. Economia, vediamo la prima pagina, sale l'età, crollano le nuove pensioni, così in apertura. Nel primo trimestre gli assegni liquidati sono calati del 34,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Uscita anticipata solo per poco, più di 20.000, è l'effetto del nuovo adeguamento alle speranze di vita, 4 mesi in più. E servono regole per una gestione concordata del gioco legale. Appunto, lo dice Paolo Baretta. E nel taglio basso invece l'operazione A4, rinvio tecnico della vendita a Abertis, oggi scade l'esclusiva, c'è cioè l'accordo finale, ma Intesa farà decidere la cessione del nuovo CDA che si riunisce il 6 maggio prossimo. Ed ora ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Così come avevi anticipato, Giovanni, tempo in peggioramento, lo abbiamo visto questa mattina, almeno io all'alba, molto nuvoloso. Quali sono gli aggiornamenti? Sì, Elisa, sta transitando un sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale che segna l'inizio di una nuova fase meteorologica che vedrà la nostra regione essere interessata da un deciso peggioramento del tempo che si manifesterà però soprattutto nel fine settimana e nella giornata di lunedì. Ma tornando al tempo previsto nelle prossime ore, ci saranno delle schiarite a partire dal settore occidentale in estensione verso il settore orientale lungo la fascia costiera nel corso della mattinata e nella tarda mattinata, quindi ampie schiarite, tornerà a splendere il sole, però attenzione perché nel corso del pomeriggio probabilmente assisteremo alla formazione di addensamenti consistenti, annuvolamenti consistenti sulle zone interne e montuose che potranno dar luogo a dei rovesci anche a delle manifestazioni temporalesche, in estensione poi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. In serata e nottata la nuvolosità tenderà ad attenuarsi, torneranno le schiarite, ma saranno ancora una volta temporanee perché, come anticipato poc'anzi, un nuovo sistema nuvoloso associato all'arrivo di correnti dapprima di origine atlantica, poi di provenienza ben più settentrionale, favoriranno un nuovo aumento della nuvolosità, un peggioramento che si manifesterà
a partire dal settore occidentale già nel corso della mattinata di domani, con degli annuvolamenti consistenti, dei rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, e poi nel pomeriggio c'è la possibilità di temporali sulle zone collinari, localmente anche sulla fascia orientale, fascia costiera della nostra regione, quindi ci sarà la possibilità di temporali in attenuazione in serata e nottata, in particolar modo sulla fascia orientale della nostra regione. Poi invece nella giornata di domenica il tempo peggiorerà un po' su tutto il territorio regionale, in particolar modo tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio avremo dei rovesci diffusi anche a carattere temporalesco, insomma, e tornerà la neve sui nostri rilievi, che poi nella giornata di lunedì, almeno stando ai dati attuali a nostra disposizione, la quota neve tenderà ulteriormente ad abbassarsi, potrebbe scendere addirittura anche al di sotto dei 1000 metri, quindi tornerà il freddo sulla nostra regione e il maltempo sia nella giornata di domenica sia nella giornata di lunedì, ma comunque il peggioramento, ripeto, si manifesterà anche nella giornata di sabato, in particolar modo sul settore occidentale della nostra regione. Elisa. Bene, grazie Giovanni, buon lavoro e buona giornata a te. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet di Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande e quindi essere sempre aggiornati, soprattutto in tempo reale, delle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, passiamo alle notizie regionali con il quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, vediamo le prime pagine. La prima pagina dedicata alla provincia di Pescara che apre con rogo al granchio, evacuati i clienti, a Pescara problemi alla canna fumaria durante la cena giapponese. In centropagina la serata organizzata al Convitto, il Pescara di ieri e di oggi, brindisi con Junior. Nelle cronache, infermiera in togo per salvare i bambini, la storia di una pescarese. Ed ancora, Sansificio riaperto, puzza non nociva, il TAR dà ragione al titolare. Porto di nuovo insabbiato, mare senza pace, pesca bloccata, armatori allarmati. Ed ora la prima pagina dedicata invece alla provincia di Chieti. Vediamo come apre. Chieti, Lanciano e Vasto, la prima pagina del centro che apre con la Daico, integrati 6 sindacalisti, Chieti, petaccia della Filtem CGL, ristabilita la legalità in azienda. In centropagina Università d'Annunzio in 28.000 al voto, gli studenti scelgono i loro rappresentanti. Nelle cronache ladri acrobati in casa, ma l'inquilino è dentro. E Maragliulo, più forti della penalizzazione, calcio la Virtus verso Cagliari. Meningite, alunni in cura, Vasto, controlli nella scuola della bimba contagiata. Ed ora l'edizione dedicata alla provincia di Teramo, vediamo in apertura la prima pagina. E apre con la tragedia avvenuta ieri mattina, schiacciato dal camion su un muro a Bellante, il mezzo si sfrena e uccide un imprenditore di 64 anni. E, la fotonotizia appunto nel riquadro l'uomo ucciso e poi nelle cronache contratti di solidarietà alla banca di Teramo, quindi verso la fusione. E ancora in Teramo bastava un semaforo per salvare mio figlio, l'incidente in galleria. In basso ex primario condannato, Santomero, Milani faceva interventi estetici in ospedale. Ed ora l'ultima edizione, quella dedicata alla provincia di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, vediamo come apre. E Marsicano, l'assassino di Roma, Cetelli, originario di Scurcola, ha ucciso la moglie in un bar.
in centropagina Power Crop nuovo stop, ma tutto è in gioco. Da Avezzano a Pescara, sit-in degli agricoltori. Nelle cronache Ponte Pisse da sci grazie al master plan ed ancora comune per gli affitti 1 milione all'anno. E poi la notizia della tragedia a Teramo. Bellante, imprenditore prova a fermare il mezzo che si sfrena schiacciato dal suo camion. Ed ora passiamo invece al quotidiano della provincia di Teramo, La Città. Vediamo in apertura la prima pagina e poi all'interno con le notizie regionali e provinciali. La Città di oggi, che vediamo come apre, vediamo se eccoci in apertura quindi della città, vediamo come apre. Con la tragedia, appunto, muore schiacciato dal suo camion imprenditore bellantese di 64 anni, muore contro un muro mentre tenta di riprenderne il controllo. E poi i nodi Team vengono al pettine, a Teramo brutte notizie in arrivo per le tasche dei teramani. Vediamo in breve depuratore Ruzzo espropria 39 terreni, a Giulianova via libera al punto vendita della Globo. E polemiche a Roseto, Porto, i pescatori, nessuno ci ha mai interpellato. Entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata alle notizie regionali. Pescara, per uscire dal commissariamento serve un decreto. Il capo dipartimento della sanità regionale fa il bilancio del tavolo tecnico alla Ragioneria Generale dello Stato. Ed ancora l'allerta, caso di meningite a Vasto, profilassi per 138 bambini della materna. A Pescara, fiamme all'Esmailos, incendio a tetto in paglia del ristorante. Ambiente, la regione taglia i finanziamenti per controllare i depuratori, la denuncia dell'ex consigliere Maurizio Acerbo, meno male che D'Alfonso ha promesso di ripulire i fiumi. Ed ancora l'incidente sul lavoro, l'imprenditore schiacciato dal suo camion, Annunzio Sciarra, 64 anni, ha tentato di fermare il mezzo che si era sfrenato, è morto sul colpo. Sciarra, 64 anni, era un piccolo imprenditore, padre di 5 figli, i funerali domani mattina a Bellante Paese. Nella foto la scena dell'incidente a Villa Ardente di Bellante, ed ancora il camion finito contro una recinzione ed un muro di una abitazione. La dinamica, l'imprenditore aveva appena scaricato un escavatore dal cassone, ha tentato di risalire a bordo del mezzo, appunto, che si era appena sfrenato. E su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video realizzato da Alfredo Primante. Ennesima tragedia sul lavoro in Abruzzo e questa volta in provincia di Teramo, a Bellante. Questa mattina, poco prima delle 9, Nunzio Sciarra, 64 anni, originario di Civitella del Tronto, titolare di un'omonima impresa edile, padre di 5 figli, è morto schiacciato dal camion che si è sfrenato lungo la discesa di Via dei Falegnami in contrada Villardente. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante il tentativo di rianimazione del 118, fatali per lui i gravissimi danni riportati alla testa. L'imprenditore è morto sul colpo, intrappolato fra il muro di un'abitazione e la fiancata del camion. L'imprenditore stava lavorando assieme ai figli in un podere nei pressi della zona artigianale quando è accaduto l'incidente. La ditta infatti era incaricata di alcuni lavori in un'abitazione privata e dopo aver scaricato un escavatore dal mezzo, l'imprenditore stava sistemando lo stesso mezzo meccanico quando ha visto il camion muoversi verso la statale 80. A quel punto ha tentato disperatamente di fermare la corsa del mezzo, ma è stato schiacciato contro il muro sotto gli occhi increduli dei figli. Sul posto sono intervenute anche gli ispettori del lavoro della ASL, che hanno aperto un'indagine al pari di quella della magistratura di Teramo affidata al PM Luca Sciarretta. Ed ancora vediamo nel taglio basso della città l'incidente a Piaganini, il boscaiolo morto nel tunnel, il dirigente ANAS chiede il rito abbreviato, il 34enne Matteo Ceci alla guida di uno scooter morì finendo contro un bus dopo una scivolata.
Ed ancora vediamo all'interno della città auto cappotta sulla Teramo Mare, giovane illeso dopo lo spettacolare incidente, diversi i disagi alla circolazione. Cultura, Intercultura cerca famiglie per accogliere studenti stranieri. Ed ancora giudiziari a processo al falso cieco, il giudice si dichiara incompatibile. Chirurgia estetica in ospedale, condannato 11 mesi per abuso d'ufficio all'ex primario di chirurgia di Sant'Omero Michelangelo Milani. Tre accuse diverse, esclusi il peculato e poi la truffa, è rimasta l'accusa di abuso. Il medico non ha tratto profitto dagli interventi. Ateneo pubblicato il bando Erasmus più. Vediamo ancora su Teramo, i nodi Team vengono al pettine, ci sono 1,3 milioni di crediti inesigibili rateizzati per 10 anni o rinviare tutto al 2018, questo l'interrogativo. Ed ancora vediamo esposto sulla REMS abruzzese detenuti psichiatrici per la GL, Amnistia Giustizia e Libertà, il caso Aquilano è da Corte dei Conti. E quindi ieri si è svolta la conferenza stampa, vediamo i dettagli nel servizio. Danno all'erario e violazione dei diritti umani, la pazza storia delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che per legge oggi vanno a sostituire il vecchio ospedale psichiatrico. A denunciare oggi gli esponenti di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi, che hanno presentato un esposto alla Procura regionale per l'Abruzzo presso la Corte dei Conti. La vicenda parte da Ripateatina, dove doveva essere costruita una REMS da 4 milioni di euro, mentre temporaneamente la residenza penale doveva essere istituita a Guardia Grele, ma il progetto viene bloccato dal TAR, poi arriva dall'Aquila la proposta di Lucoli, costo 800.000 euro, soluzione già pronta. Ma intanto il subcommissario Zuccatelli aveva dato il nulla osta, 31 marzo 2015, ad una struttura a Rosello. L'ASL di L'Aquila ottiene comunque il sì a reperire una struttura, Lucoli scompare e si arriva a Barete. Non è pronta, non ha i requisiti, deve essere ristrutturata e in più verrà a costare circa 150.000 euro di locazione, quando ce n'era una già pronta, Rosello, che non aveva costi di questo tipo. Scompare la proposta che avrebbe portato ad un risparmio per l'erario di 3.700.000 euro. Deve valutare la Procura presso la Corte dei Conti se ricorrono anche, oltre al chiaro danno patrimoniale, i requisiti e presupposti di legge per esercitare l'azione di responsabilità contro i responsabili. Questo chiaro sperpero di denaro pubblico. Ed ancora, per quanto riguarda Teramo, lo show di Dodo, di Sabatino e il Cirsu, prima critica all'assessore Di Stefano sul percolato, poi a dare dire sui sindaci gattiani, non citati da Brucchi nell'intervista fuori contesto ai vertici del Cirsu e alla sindaco Mastromauro, il clima è teso, Dodo si alza e abbandona la commissione. E anche su questo articolo ci fermiamo per ascoltare questo servizio che descrive un po' la situazione che c'è in questo momento nel Teramano e quindi per quanto riguarda la giunta Brucchi. A Teramo, dopo ormai una settimana dall'uscita dell'assessore lavori pubblici, la maggioranza è ancora inesistente, si continua a litigare su tutto, su poltrone, su potere e su soldi. Ultimo, la questione del mutuo richiesto dal gruppo di Futuro In per le manutenzioni, duramente contestato dal consigliere Di Sabatino, che oggi, durante la seduta in commissione, ha alzato la voce contro il sindaco e gli esponenti gattiani per poi abbandonare la seduta. Interviene così il Movimento 5 Stelle. Il sindaco è completamente senza maggioranza, in quanto Fratelli d'Italia è uscito, il gruppo di Angelo Puglia e Campana è uscito, il gruppo di Sabatino Martina è uscito. Al sindaco rimangono solo le dimissioni per dare dignità a una città capoluogo che è da mesi senza una maggioranza e senza un'amministrazione che governi decentemente questo territorio. L'ex assessore di Giovan Giacomo invece è palesemente deluso dalla mancata azione ad una settimana dalla sua uscita, dalla mancata risposta alla cittadinanza da parte del sindaco.
aspettiamo, la città aspetta più che altro, più che noi, perché noi abbiamo fatto una scelta ben precisa per, diciamo, per rimettere in campo alcune situazioni, diciamo, del buon amministrare. Per far ciò bisogna avere una maggioranza coesa, soprattutto in questo momento storico dove bisogna fare delle scelte importanti, dunque questo era l'input che noi abbiamo lanciato con questa azione, che è solo un'azione politica perché poi è stata fra virgolette strumentalizzata sulle mie dimissioni, ma le mie dimissioni non sono state solo fatte da Giorgio e Giovan Giacomo, ma è stata fatta dall'intero gruppo e condivisa dall'intero gruppo, dunque una scelta politica ben precisa e finalizzata solo ad ottenere alcuni risultati, ma nel solo esclusivo interesse della collettività teramana. Anche il Partito Democratico, così come gli altri, ha chiesto le dimissioni, però le dimissioni comporterebbero comunque il commissariamento di oltre un anno della città e non è positivo per Teramo e per i cittadini. Quindi cosa altro si potrebbe sperare? Ma sicuramente in via generale un commissariamento non è mai un aspetto positivo, ma la domanda che io pongo, quello che questa amministrazione sta facendo, ha fatto in questi anni e che sta continuando a fare, questa incertezza, questa indeterminatezza, questa situazione di bilancio drammatica e di predissesto, non è di fatto uno stallo per i cittadini e per la città? Noi siamo in una situazione di commissariamento di fatto già. Andiamo avanti, sempre a Teramo la giunta approva il piano disabilità, dopo 30 anni il comune vara gli atti di indirizzo del PEBA, ma le barriere aumentano ancora. Il caso emblematico, scalino insommortabile per le carrozzine all'ingresso del centro per disabili di Piazza Sant'Anna. La competenza, i genitori dei disabili del centro rimpallati sulle responsabilità dell'intervento di sistemazione. E sociale, aumentano a 48 i posti per i bimbi autistici dell'ANFAS. Ancora vediamo le notizie in provincia. Cirsu, la provincia bacchetta i sindaci, il consigliere Vagnoni nella foto, hanno perso troppo tempo dietro l'appello senza ascoltare le nostre proposte. Sempre più difficile a questo punto riuscire a percorrere la via della società pubblica. Cronaca, sorpreso dalla forestale mentre a destra sei cani da caccia nel parco, blitz alle prime luci dell'alba nel territorio di Valle Castellana, il cacciatore è stato multato e denunciato. Lavori pubblici ad Alba Adriatica, mai più epidemie sulle spiagge del Vibrata, il Ruzzo vara gli espropri e la progettazione definitiva del nuovo depuratore nei pressi del casello A14. Tortoreto e dissidenti disertano anche le due commissioni bilancio e garanzia. A Civitella, porta della misericordia anche a Santa Maria dei Lumi, la decisione del Vescovo Seccia in occasione della festa tradizionale. Alba Adriatica, pensionato di 75 anni, trovato in casa senza vita. Via libera alla punto vendita della Globo, l'ufficio tecnico di Giulianova ha rilasciato il permesso per dare avvio ai lavori. E sempre a Giulianova, dopo il lungomare, abbattuti anche i pini di Piazza Marà, la rimozione necessaria per mettere in sicurezza il marciapiede sul lato ovest. Anche l'ospedale di Giulianova avrà il servizio di trasporto materno e l'Archeo Club in tour tra le bellezze dell'antica cattedrale di San Flaviano. Sindacale, pazienza finita, i dipendenti dell'Agora in sciopero, i lavoratori della cooperativa incroceranno le braccia il prossimo 17 maggio. Silvi, i lavori alla ciclabile cominciano tra le polemiche, timori per il passaggio sul marciapiede nella zona centrale della città, ma l'amministrazione rassicura il direttore dei lavori: non toccheremo i marciapiedi del lungomare, ma occorrono nuove aree di parcheggio. A nord e a sud gli operai sono già all'opera per avere tutto pronto per la fine di dicembre. Pineto, 2000 persone alla passeggiata di primavera. E sempre a Pineto i volontari ripuliscono le spiagge del Parco Marino. Appuntamento domenica mattina con la giornata della pulizia a mano. Tutti contro tutti sul progetto di riqualificazione a Roseto, Fornaciari e Ciancaglione si beccano, ma i pescatori confermano mai coinvolti da nessuno. Per la candidata Amo Roseto non ci sono le garanzie per l'arrivo dei finanziamenti. Riportiamo la scuola al centro dell'attività dell'amministrazione. Rosaria Ciancaglione ha incontrato nella sede elettorale i dirigenti scolastici degli istituti pubblici e privati di Roseto.
Ed ora la prima pagina dedicata all'economia, vediamo export abruzzese a picco per l'embargo a Putin, esportazioni verso la Russia crollate del 69,7%, per l'artigianato significa 230 milioni di euro in meno. L'appello, Confartigianato chiede alla regione di spendersi per avviare nuove rotte aeree verso la Russia. Industria, accolto il ricorso al TAR, riaperto il sanzificio di Pescara, l'unico in Abruzzo, nessuna emissione nociva nel fumo, ordinanza del sindaco frettolosa e frutto di pressioni mediatiche e politiche. Ed ora torniamo al Messaggero per vedere le prime pagine dedicate alle quattro province. Andiamo alla prima pagina dedicata all'Abruzzo, appunto, del Messaggero. In apertura troviamo la bufera appunto a Chieti, lauree facili, scandalo D'Annunzio, bufera su scienze sociali, 250 titoli ottenuti tra 2003 e 2007 saranno annullati dall'università, in un giorno 8 esami e tesi dopo il corso in un istituto privato delle Marche, il Ministero dice no. In centropagina, terrore al ristorante di De Cecco, i vigili spengono l'incendio, il rogo cede il tetto, salvi i clienti. E l'intervista, addio commissario Chiodi, tornerà tutto come prima, sanità l'ex governatore al vetriolo sul D'Alfonso, ho fatto tutto io, l'ASL unica è una sciocchezza, ha dichiarato. Vediamo all'interno la prima pagina dedicata a Pescara, attiva, Teodoro si prenota, Alessandrini dice no. A cavallo della sessione di bilancio la nomina del nuovo amministratore della SPA dei rifiuti fa ballare la maggioranza. E la tragedia sfiorata, fuoco il tetto, paura e fuggi dei clienti, le fiamme causate da una canna fumaria durante la serata giapponese, scatta l'indagine. Nel taglio basso il conto non torna, controlli a tappeto sulle bollette ACA, le verifiche dopo i 4.000 euro chiesti per errore a una pensionata, le turisti sotto accusa. Ed ora vediamo la pagina dedicata all'Aquila, Master Plan, il PD si ricompatta, un documento straordinario, presentazione delle misure per l'Aquila, Pietrucci è una vittoria di D'Alfonso. Il consigliere, ci sono stati piccoli errori, Cialente, svolta decisiva per la comunità. E anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Filippo Tronca. Altro che briciole per il capoluogo, L'Aquila, il master plan per il sud che il governo Renzi ha di fatto approvato per la parte dedicata all'Abruzzo, prevede oltre 60 interventi per un investimento complessivo che supera gli 1,2 miliardi e di questi 80 milioni di euro sono per opere localizzate nel capoluogo e nel suo comprensorio. A ribadirlo a chiare lettere oggi il presidente della regione Luciano D'Alfonso, affiancato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Un lavoro di questo livello di programmazione in Abruzzo non si è mai fatto. Bisogna tornare ai tempi del grande Mattucci. C'è l'integrale copertura finanziaria che tra l'altro questa sera in cabina di regia a Palazzo Chigi definiremo. Noi per quanto riguarda l'Aquila abbiamo mantenuto esattamente gli impegni assunti, di cui anche al mio intervento al Consiglio Comunale dell'Aquila. Ci sono risorse adeguate per potenziare l'infrastruttura per il cicloturismo e le ciclovie anche della montagna, dell'entroterra e della collina del fiume Aterno. Ci sono risorse importanti per quanto riguarda l'ex psichiatrico. Ci sono le risorse riguardanti Abruzzo Regione della Vista, ci sono risorse significative riguardanti anche il potenziamento del sistema della viabilità, il sistema idrico e fognario e il sistema anche della copertura della banda ultralarga. Pietrucci ricorda poi che nel masterplan non poteva esserci l'universo mondo, l'importante è che ci siano opere strategiche utili per il territorio. E finalmente sono state recepite quelle che erano le indicazioni, è stato messo nero su bianco, noi abbiamo detto che avremmo fatto una conferenza stampa non appena avremmo avuto il documento che certificava gli interventi che noi ritenevamo indispensabili, oltre quelli giustissimi, che aveva già messo il Presidente della Regione Abruzzo. Pensare che il masterplan potesse contenere tutte le misure che servivano al territorio aquilano
piano era una follia, però master plan, oltre una serie di altri interventi fuori master plan, tra cui quello dell'allegato alle infrastrutture, la superstrada L'Aquila Matrice, statale 17, la legge dell'Aquila Città Capoluogo che nei prossimi giorni dovrebbe essere approvata, addirittura il finanziamento dei 4,7 milioni in aggiunta ai 2,5 della donazione dell'Emilia Romagna per l'elisoccorso, la centrale unica del 118, io penso che ci possiamo ritenere veramente soddisfatti. Ed ancora vediamo nella prima pagina dedicata all'Aquila il caso aumento delle tasse, l'opposizione all'attacco, centrodestra quasi al completo contro i rincari annunciati da Cocciante per sanare i conti. Politica, da Sella avviso ai Democrat, con noi o contro di noi, questo è l'interrogativo. Nel taglio basso muore precipitando dal quarto piano, disposta l'autopsia ma si propende per il suicidio. La donna, 38 anni, viveva da sola con il suo cane. Prima pagina dedicata a Chieti, la Daico, ancora fumata nera, accordo lontano tra le parti. Il vertice fiume al Ministero dello Sviluppo Economico non ha portato ad alcuna soluzione. I sindacati avevano annunciato la linea dura avallata dalla volontà dei lavoratori in sciopero. Lanciano, molesta 15enne al mare, amico di famiglia nei guai, i fatti risalgono allo scorso luglio, appoggiati a me che ti sorreggo, la difesa è solo un grosso equivoco. E a Guardia Grele i carabinieri contro le truffe agli anziani, ancora vasto, bimba colpita da meningite, si teme l'effetto contagio, profilassi in corso per tutti coloro che sono venuti a contatto, compresi 28 alunni di un'altra scuola. Ortona, la dama delle chiavi sarà la bella Martina Tucci. Ed ora Teramo, Team non passa all'aumento della tassa rifiuti comunale di Sabatino, documento importante che arriva tardi all'esame della commissione. Il sindaco chiede immediato parere legale che conferma l'inesigibilità della richiesta. La polemica fusione banca Teramo, posti di lavoro a rischio, Gianluca Pomante, consigliere comunale, capitale gravato da crediti deteriorati visto il bilancio. E il polo tecnologico fallimento Cirsu, ora si apre la porta ai privati. Lo zoo profilattico, vertice europeo sul benessere animale. E poi ancora l'allarme, salta l'antica fogna chiusa via Oberdan. 3 giorni di stop, ma non è chiaro se emergeranno antichi reperti dopo i lavori a carico del Ruzzo. Ed ora torniamo al centro per vedere all'interno dell'edizione dedicata alla provincia di Pescara qualche notizia in più appunto sul pescarese. Abbiamo visto la prima pagina, quindi entriamo all'interno del quotidiano dell'Abruzzo, vediamo le notizie appunto sul pescarese. In apertura, quindi nella prima pagina dedicata a Pescara, il mare senza pace, porto di nuovo insabbiato, pesca in tilt, gli armatori lanciano l'allarme, rischiamo di arenarci per entrare e uscire dallo scalo, così non si può più navigare. I precedenti, la prima emergenza registrata 6 anni fa, ed ecco le foto. Entriamo all'interno, vediamo il caso di Via Sacco, il comune diffida l'ACA per le case senza fogne, residenti scagionati, l'amministrazione si è accorta che la condotta sospetta è collegata a più palazzine, colpa dell'ente o dell'azienda. In breve l'ACA chiede scusa, errore di lettura, sbagliata la bolletta da 3.920 euro. Tassa di soggiorno, la CGL, sono vietati i nuovi prelievi fiscali, Cuzzi, tutto in regola. Ed ancora Sanzificio, riacceso dopo 20 giorni di stop, il TAR sospende l'ordinanza del sindaco che aveva bloccato l'impianto, il titolare, e la dimostrazione che la puzza non nuoce. Ed ancora vediamo le fiamme al granchio, clienti evacuati, paura durante la festa, la serata orientale per una 50ina di persone, l'incendio è partito dalla canna fumaria. Ancora vediamo in piazza Salotto Serve,
Eccoci, in Piazza Salotto serve un posto fisso di polizia dopo i furti e le spaccate. Confartigianato sollecita misure di sicurezza in centro. Ormai siamo in piena emergenza, i commercianti vogliono risposte immediate. E gli eventi per la giornata del libro, domani Pescara legge. Costretto a traslocare per allergia, Romeo cerca nuovi padroni, questa la piccola notizia. Ed ancora vediamo, accampati da 105 giorni davanti al comune, i precari di Attiva, senza un lavoro non ce ne andremo, scioperi della fame, raid in comune, ricorsi e manifestazioni, i cittadini sono con noi, ogni giorno ci portano da mangiare. E dalla famiglia San Giacomo, defibrillatore donato alla Croce Rossa. Vediamo ora la pagina dedicata a Montesilvano, la pista ciclabile va avanti, i lavori finiti tra due mesi, aprono altri due cantieri della provincia vicino al fiume Saline, in via Arno, cancellati 80 parcheggi e l'area di sosta in via Crati non sarà pronta per l'estate. Primo maggio di sport e solidarietà con il duathlon sul lungomare ed ancora nel taglio basso arriva in città il sindaco tedesco che governa da 30 anni. Vediamo ancora ladri nelle case mentre i proprietari dormono a Montesilvano, malviventi si intrufolano nelle abitazioni e rubano soldi e oro. Visitata anche l'abitazione della segretaria del PD, ho visto una sagoma e ho urlato. E sempre a Montesilvano il comune si candida contro la violenza, il progetto. Ed ancora vediamo, chiedo scusa per il volpino ucciso, sempre a Montesilvano parla la proprietaria dei pitbull, sono scappati, è stata una fatalità. Città Sant'Angelo, Sant'Agnese, tre giorni di festa tra giochi e balli in piazza. Spolture, all'arca arriva Bungaro, cantautore delle star. A Montesilvano ancora 300 alunni della Silone a lezione di meteorologia. A Spolture, San Panfilo, festa con il mercato, distretto ASL chiuso. Rubati, ancora computer a scuola, caccia a banda di alunni a Francavilla, furto notturno alla media Masci. I ladri entrati dalle finestre vecchie che si aprono facilmente, i carabinieri sospettano un'incursione dei ragazzini. E sempre a Francavilla, Luciani con Emiliano, Mantini, bilancio farsa verso il voto, ricordiamo a Francavilla. E a San Giovanni Teatino la maggioranza approva il PRG, passa il nuovo piano, ma tra due settimane deciderà il TAR. E le novità dell'IRAP, tributaristi a confronto a San Giovanni Teatino oggi all'Hotel Dragonara, il seminario dell'ANCOS sulle nuove dichiarazioni. Vediamo ancora sempre in primo piano, Popoli, un centro per la riabilitazione, l'ospedale Salvo, slitta l'incontro con il manager ASL per un ricovero di galli, ma il sindaco non molla e il presidio non si può smantellare. E la polemica anche a Penne, troppi tagli al San Massimo, sospiri, accusa D'Alfonso. Manoppello, domenica le primarie del PD, sfida Ciammaichella di Donato. E a Penne, parco giochi, il comune si difende, Pasqualone, servono 7.000 euro per riparare i giochi danneggiati. A San Valentino il maestro della pizza in pala vince il titolo. E in breve, Popoli, cercatori di funghi partono i corsi, a Torre dei Passeri, concerto dedicato a Shakespeare. Vediamo la pagina dedicata a Chieti che apre con la notizia sulla Daico che revoca la punizione ai lavoratori. Ieri la telefonata della direzione aziendale che reintegra i dipendenti, petaccia della CGL, ristabilita la legalità. E Thales, sfumata nera a Roma, 12 ore di trattativa ma l'accordo non va in porto. E poi il caso della meningite a scuola, controlli a 138 alunni, stabili le condizioni della bimba ricoverata a Pescara, cure avviate anche per i familiari e i docenti. L'Aquila, il delitto in un bar, originario di Scurcola, il killer di Roma, l'uomo ha ucciso la moglie con 4 colpi di pistola, subito arrestato, era stato cacciato di casa perché scoperto con l'amante. In breve vediamo, vicino alla destra aveva tentato la scalata politica ed ancora le testimonianze in paese, trascorreva le vacanze estive nella vecchia casa di famiglia.
Avezzano, sangue infetto, risarcimento di 2 milioni, ministero condannato a pagare la famiglia di un uomo morto per epatite C. La tragedia in via Fontesecco, vola giù dalla finestra e muore a 38 anni. Ed ora Teramo, poi la tragedia sul lavoro, schiacciato dal camion che si sfrena, l'imprenditore di Bellante muore a 64 anni davanti ad uno dei figli, dei 5 figli, nel tentativo di fermare il mezzo. Nel taglio basso, infine, una vita di lavoro e il cuore da alpino, gli amici e i parenti, era sempre pronto a dare una mano agli altri, queste le dichiarazioni, domani intanto i funerali. Le condoglianze anche da parte del sindaco Mauro Di Pietro, il sindaco di Bellante. Ed ora torniamo al Messaggero per vedere la pagina dedicata allo sport, da Abruzzo Sport, che apre con Pescara terzo posto nel mirino, questo è il titolo, la volata playoff passa per l'Adriatico, il Bari è favorito ma il calendario sembra dare una mano ai biancazzurri, la formazione, esami ok ma il recupero di Caprari è in dubbio. Battere il Brescia per eliminare una concorrente e poi sfruttare gli scontri diretti delle avversarie, questo l'obiettivo. E sempre in Serie B, Maio stangata in attesa, però il Lanciano si salverà, questa sentenza è un'ingiustizia ma ne usciremo più forti di prima, chiedo ai tifosi di starci vicino. Queste le dichiarazioni di Guglielmo Maio, appunto, che contesta la penalizzazione della Virtus. Ed ora ancora vediamo in centropagina, la pagina successiva, il calcio a 5, Pescara vuol salire sul tetto d'Europa, questa sera la semifinale di UEFA al Futsal Cup contro l'Inter Movistar, Colini, spagnoli favoritissimi, noi siamo al meglio ma ce la giochiamo. E poi il calcio di Lega Pro, vediamo nell'Aquila, Modica prova una formazione più muscolare e poi Vivarini, la stagione del Teramo merita un 7, ha dichiarato il tecnico appunto del Teramo Calcio. E termina così la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6. Grazie per l'attenzione, auguro a tutti una buona giornata.